Un saluto ai nostri telespettatori. Come sapete, ai primi di luglio si dovrebbe tornare a ballare e quindi conseguentemente è chiaro che anche in questo frangente uno degli eventi più importanti sarà a Rodi Garganico, perché ci sarà la festa patronale, ma soprattutto ci sarà anche il ritorno del tango argentino, questa magica danza che ci manca da un anno e mezzo, e lo sarà esattamente il 3 luglio con questo evento che è stato organizzato da Mario D'Amaro e Guido Paglialonga in collaborazione con Oblivion Tango Foggia, Associazione Arte e Cultura, con il patrocinio del comune di Rodi Garganico. E come vedete abbiamo collegato proprio in diretta in collegamento da Rodi Mario D'Amaro. D'Amaro, mi sente? Benissimo, ciao Mimmo, come stai? Stai bene? Tutto bene? Molto bene, grazie per questa opportunità che ci concede di poterla intervistare praticamente a meno di 2 settimane da questo evento che soprattutto significa tornare a ballare il tango. È così? Eh sì, caro Mimmo, il tango ci manca purtroppo da un anno pieno. E quindi abbiamo passato un anno veramente difficile. Finalmente stiamo coronando un sogno sperando di ritornare con il nostro tango ad abbracciarci e stiamo coronando anche il sogno di riuscire ad organizzare questa bellissima milonga nella stupenda cittadina di Rodi Garganico. Una perla, una vera perla, una cittadina bellissima, la città delle arance e degli agrumi. La città delle zagare, i profumi e i territori bellissimi che rispecchiano totalmente quelli del Gargano. Siamo felicissimi con Guido Paglialonga e con l'associazione Oblivion Tango di essere riusciti ad organizzare questa prima milonga in Rodi Garganico. Siamo fiduciosi, stanno arrivando tante pre-prenotazioni, tanti preavvisi. Speriamo di riuscire all'intento di fare una bellissima manifestazione. Tra l'altro sappiamo che questo evento capita sicuramente in un momento importante per la città di Rodi, che proprio in quei giorni festeggia anche il patrono, se non erro. Cade a fagiolo perché la mia prima intenzione era di organizzarla nell'ultimo weekend di giugno, che invece ci hanno spostato il weekend della festa patronale della Madonna della Libera, che qui è una festa patronale importantissima e di San Cristoforo. È un'occasione che cade, dicevo, proprio giusto perché la città sarà vestita a festa. Io conosco bene Rodi, pur essendo di San Nicandro, però vivo moltissimo Rodi, diciamo che è la mia seconda cittadina, la mia seconda città. E c'è un mare bellissimo e questa festa è una festa molto sentita, dove a Rodi Garganico accorrono da fuori città, da altre regioni, rientrano coloro che vivono e lavorano fuori città ed è una cosa stupenda, veramente bellissima. Ce l'hanno spostato dal 26-27 giugno al 2-3 luglio, quindi al 3 luglio la milonga, perché in quel weekend del 26-27 giugno ci sono altre grandi manifestazioni sportive, tra cui il campionato italiano offshore e il campionato mondiale di una specialità sempre di mare. Quindi Rodi, città viva, città dei profumi garganici, Roda veramente stupenda. Ho trovato la collaborazione e la disponibilità molto aperta del sindaco dell'amministrazione comunale assessore al turismo ed inoltre ho trovato una viva collaborazione da parte del porto turistico. Ecco, Mario, se non ricordo male, mi corregga se sbaglio, insieme anche a Guido Paglialonga avete anche adottato un importante protocollo di sicurezza per questa milonga, esatto? Beh, sì, stiamo seguendo le direttive del DPCM, dei decreti ad oggi in vigore. Ovviamente proprio ad ore o a giorni, stiamo aspettando qualche ultimo decreto in merito che ci dia le indicazioni più precise per quanto riguarda la possibilità di partecipare a questi eventi. Ad oggi sappiamo che si parla del Green Pass o meglio certificazione verde Covid-19 italiano ovviamente e poi ci sarà anche quello europeo e speriamo che le direttive finali che stiamo attendendo ci permettano
diciamo, di fare questo evento, di ballare, e quindi speriamo che il 3 luglio siamo pronti e non ci siano problemi. Certo, dobbiamo tenerci obbligatoriamente queste, perché noi dobbiamo ballare per divertirci, perché amiamo il tango, ma dobbiamo ballare altresì in sicurezza, caro Mimmo, che è una cosa importante, perché veniamo da una brutta esperienza, insomma, da un brutto periodo, e quindi speriamo di poter ballare in sicurezza. Ci saranno future collaborazioni con Oblivion Tango Foggia? E allora, molti maestri ci stanno rispondendo, e questo ci alletta tantissimo, specialmente maestri della Puglia, della Basilicata, della Campania, ci stanno dando un riscontro positivo. La cosa poi stupenda è che siamo, dopo questo brutto periodo, saremmo, penso, i primi ad aver organizzato questa bellissima milonga, e può essere da apripista per la grande poi manifestazione che abbiamo a metà luglio a Trani con il Trani Tango Festival, il festival internazionale con direzione artistica, come tutti sappiamo, di Miguel Ángel Zotto, quindi parliamo di nomi non a caso. Quindi possiamo essere apripista, speriamo bene, speriamo che i maestri che collaboreranno nella partecipazione manifestino il loro interesse, e possiamo abbracciare anche loro in tango il 3 luglio, quindi a Rodi Garganico. Balleremo, caro Mimmo, balleremo in una pista bellissima. Balleremo circondati dal mare, un posto veramente bello, e probabilmente mentre balleremo assisteremo anche ai fuochi pirotecnici, che stupendi, di Rodi Garganico nel mare. Speriamo che quest'anno si facciano, perché l'anno scorso, per i motivi che tutti conosciamo, l'amministrazione comunale ha dovuto sospendere questa manifestazione, ma dal sentito dire, dai rumors che essendo a Rodi Garganico sono programmati, e speriamo che non vengano eliminati. Quindi sarà veramente un ballare il tango in un posto bellissimo, e ballare con, cioè, mentre balliamo potremmo anche vivere proprio a pochi metri i fuochi d'artificio del mare, che sono una cosa rinomata per Rodi Garganico. Perfetto, incrociamo le dita allora, speriamo che vada tutto per il verso giusto e che non ci siano ovviamente situazioni dell'ultima ora che possano in qualche maniera mettere a repentaglio tutto quello che state organizzando, perché sicuramente è una cosa molto 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 importante. Mario Damiano, la ringrazio davvero di cuore per essere stato con noi, le auguro buon lavoro. Mimmo, un abbraccio tanghero, spero di Grazie. vederti, di vedere anche te. Volevo dire l'ultima cosa, c'è una cosa stupenda. Per chi non volesse viaggiare in auto, ok? Da Foggia noi abbiamo un treno speciale, abbiamo le Ferrovie del Gargano, il trenino del Gargano, che attraversa tutti i paesi del Gargano, arrivando a Rodi e poi continuando anche a Peschici. E la cosa, diciamo, che mi viene da sorridere, le coincidenze poi non sono forse mai casuali. Il treno c'è proprio la fermata al porto turistico. Cioè, praticamente si scende dal treno e mettiamo il piede in pista nella milonga. Quindi ci facciamo un auto in bocca al lupo per noi, che la manifestazione possa riuscire. L'auspicio che tutti possano approfittare di questa occasione e di incontrarci e di abbracciarci in tango. Ciao Mimmo, grazie a tutti, ci vediamo, a Grazie a voi. presto.